Dottor Roberto Zaffaroni, al Centro Polispecialistico Beccaria è possibile fare l'ozonoterapia, ma esattamente di che cosa si tratta? L'ozono è un elemento presente in natura ed è un derivato dell'ossigeno. Fondamentalmente, si riesce a riprodurre, l'ozono anche in ambulatorio, usando dei macchinari specifici. Ed è una cura che è molto efficace nella terapia per il conflitto disco-radicolare, quindi ernia del disco e protrusione discale. Patologia che colpisce tantissime persone nel mondo ed è causa di lombalgia, che crea un dolore molto importante che riduce proprio diciamo, le abilità di vita di una persona. Io fondamentalmente vado a prelevare ozono dalla macchina, quindi decido che tipo di quanto ozono, che percentuale usare di ozono per ogni patologia trattata. A quel punto, devo iniettare l'ozono a livello del paziente perché è l'unico modo di somministrazione che è efficace, ecco. Quindi con dei piccoli aghi vado in sede paravertebrale e inietto l'ozono, la miscela di ossigeno-ozono per cercare di andare a togliere l'infiammazione, ridurre la contrattura muscolare e andare a diminuire in maniera efficace il conflitto del disco con la radice, che poi è quello che causa il dolore, che aumenta l'infiammazione e che aumenta la contrattura muscolare. Dottor Zaffaroni, dopo quante sedute si ottengono i primi benefici di questa terapia? Ma in circa il 90-92% delle persone si ottengono i primi benefici entro le prime 5 sedute. Si arriva fino a 10 sedute, però diciamo che 10 sedute è il massimo che io faccio di solito. Io di solito libero il paziente nel momento in cui il problema è risolto, ma non vado mai oltre le 10 sedute. Una prima visita dura circa 30-45 minuti, in cui si capisce, se c'è l'indicazione alla terapia, mentre la terapia in sé è molto veloce, dura circa 10 minuti. È una sostanza instabile e quindi non può essere stoccata. Quindi bisogna farla con macchinari specifici che creano l'ozono dall'ossigeno medicale. Con delle scariche elettriche si va a bombardare l'ossigeno, che poi diventa O3 e viene prelevato e ha una durata nel tempo di pochi minuti. Ci sono questi macchinari che sono dei generatori di ozono da cui viene prelevato appunto questa miscela che deve essere iniettata, perché l'ozono deve andare a legarsi poi al globulo rosso per far sì che arrivi in profondità ed esplichi la sua funzione. Ecco. Quindi è l'unico modo per far arrivare in maniera efficace l'ozono in profondità. La Società Italiana di Ozonoterapia controindica la terapia ai minori di 18 anni e alle donne in gravidanza. Questo perché non ci sono studi su queste due popolazioni di persone. In realtà, la cosa molto bella dell'ozono è che comunque non può avere effetti collaterali né durante l'esecuzione né a seguito della stessa.